intervenuti a questa tavola rotonda che abbiamo voluto insieme, io e il mio critico d'arte Fulte Vergaro, fortemente all'interno della mia mostra per trattare a 360 gradi un tema che a me sta tanto a cuore, cioè il patrimonio enorme degli ulivi che possiede Salento. E non vorrei rubare tempo ai relatori, li ringrazio, poi Pompea li presenterà. E io, come voi, insomma, astendo di ascoltare le loro storie, interessanti sicuramente. Grazie. Grazie, grazie Silvano, grazie, grazie. Benvenuti a tutti, e vi ringrazio i nostri amici relatori che sono fatti questo bel viaggio, chi da Lecce, chi da Specchia, addirittura il Capo di Leuca, tu arrivi da Gratone, quindi adesso li presentiamo. Quindi, come diceva prima Silvana, siamo qui in una tavola rotonda che comunque molto rotonda non è, veramente. E che quando sono arrivata il primo giorno ho visto che non era rotonda, però credo che la possiamo realizzare noi, rotonda. Potremmo fare, suggerirei, se vogliamo, fare magari un primo giro e dopo un secondo intervento, come lo ritenete voi. Comunque vi ringrazio e vi presento i nostri relatori, il professor Luigi De Mitri, storico dell'arte, lo ringraziamo di essere qui, e Marco Calogiuri, biologo, giovanissimo biologo, Sondra Dall'Opo, dell'Università del Salento, e Filippo Messina, guida naturalistica, quindi vediamo un po' cosa ci dirà. E poi dopo, a chiusura, ci fermeremo un attimo a conversare, e magari andiamo a visitare la mostra per chi non l'ha visitata, poi prenderemo un piccolo aperitivo. Il soggetto di questa tavola rotonda è percorsi antropologici lungo i valori di civiltà e d'arte delle culture dell'ulivo e del suo ambiente, metafora di transiti, di incontri, di scambio. E questo a noi sembrava che fosse la sintesi anche che raccogliesse il pensiero del percorso che Silvana Bissoli già da 15 anni realizza con i suoi ulivi idrografati. Io cominciamo subito, volevo cominciare con il professor Luigi De Mitri, storico dell'arte, però non posso dire a tutto quello che fa perché lui ha un bagaglio culturale. Io ho guardato anche delle interviste su internet, cioè poi lo conosco da un po' di tempo e quindi ho avuto anche modo di valorizzare, perché c'è tanto da imparare, ecco, dal professore De Mitri. E poi è detto per eccellenza, l'ho letto, che è pittore dell'arte sacra, non so se lui si identifica in questo senso, oltre che poi maestro di pittura, disegno e dell'affresco del Salento. Do la parola al professor Luigi De Mitri. Ciao a tutti. Sono logicamente lusingato per stare con voi e lusingato anche delle parole che spesse volte la dottoressa Pompea mi dice sulla mia carriera, sulle mie cose. Bene. Al di là di questo, tentiamo di entrare nel mondo della Bissoli e vediamo quale ricerca grafico-artistica va bene porta avanti, non solamente dal punto di vista va bene semantico, ma quanto invece sul discorso proprio del supporto culturale, perché sono sempre più convinto che l'arte, diceva Scholzer, è simbolo di valori superiori, quando non ci sono è una mera rappresentazione. Noi potremmo anche adoperare un altro vocabolo per capire bene, cioè una vera schifezza, e quindi vuol dire la non arte. Partendo da questa considerazione, la prima cosa nel parlare della dottoressa Silvana è quella che usa una tecnica particolare, quella della pirografia. È una tecnica sì che nasce verso, ma io penso pure ancora prima
del periodo greco e quindi della grandezza dell'arte greca, penso anche alle altre civiltà, perché tutto sommato la cultura greca ne deriva da un viaggio storico molto, va bene, indietro nel tempo, come per dire gli Assiri, gli Egizi, gli Ittiti, i Babilonesi e così via, per poi approdare proprio sull'isola di Creta. E qui mi soffermo un attimo, perché la nostra artista mette in evidenza un dialogo oggettivo sulla natura, e quindi lei prende l'ulivo, ma l'ulivo rappresenta non solamente il Salento, rappresenta la vita del mondo vegetale, la vita proprio delle piante. È un albero eccezionale, e quindi questo contatto con la civiltà cretese, perché la sto facendo? Perché per la primissima volta, a differenza delle altre civiltà che hanno sempre pensato alle divinità come qualcosa di irraggiungibile, e quindi vuol dire che le loro strutture espressive, sia in architettura, scultura o pittura, ma anche poetiche, vanno un pochettino al di sopra, vanno a toccare proporzioni inimmaginabili. Pensate per esempio all'architettura egizia, per capire il problema. Con il periodo cretese, invece, con la civiltà cretese, tutto a un tratto queste strutture si rimpiccioliscono, ma non si rimpiccioliscono così, c'è sempre un fondamento culturale, cioè inizia a diventare l'uomo il modulo dell'architettura, come il modulo poi della pittura, della scultura e anche di un concetto, seppure embrionale, della filosofia sull'esistenza dell'uomo inserito nel contesto ambientale, quindi con la natura. Ed è proprio la prima, secondo me, questa civiltà, da quello che poi sono i reperti che sono arrivati a noi. Pensate alla sala del trono del palazzo di Cnosso, il principe dei Gigli, oppure ancora, per dire, ai pesci volanti rappresentati sulle pareti di qualche struttura che è arrivata a noi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che loro iniziano a capire l'importanza di questa armonia tra l'uomo e la natura. Si può dire quasi quasi come se fosse stata la prima, ecologicamente, la prima che ha capito l'importanza di rispettare la natura e vivere in armonia. Poi si è passato nel periodo greco, ed è chiaro che il periodo greco ha ereditato poi in parte, no, il modulo uomo, il concetto, diciamo, del discorso, seppure hanno fatto poi con la scuola di Atene grandi cose sul pensiero umano, però di fatto rimane sempre, va bene, ecco, seppure l'uomo viene questa volta proiettato al centro dove tutto converge e diverge da lui, però ecco, non abbiamo grandi rappresentazioni, diciamo, di elementi vegetali, però abbiamo due elementi. Non tanto il capitello dorico, ma quanto quello corinzio e ionico. Ma quello corinzio, però, il fatto di aver rappresentato le foglie d'acanto come elemento non solamente estetico, decorativo, ma anche poi alla fine funzionale, e questo vuol dire sempre questo contatto con la natura. E quindi la tecnica, ed entriamo in argomento, la tecnica della pirografia, che sicuramente per me, forse saranno serviti anche gli egizi per i loro timbri, per le loro sigilli e così via, però ecco, nel periodo greco assume un'importanza un poco differente.
ed è una tecnica che si basa sull'utilizzo di uno strumento che, portandolo ad una certa temperatura, può lasciare il segno, che il supporto può essere di un qualsiasi legname, e quindi quanto più chiaro è il legname, più evidente è il segno. Detto questo, logicamente è chiaro che bruciando una superficie, lo scorrimento del segno diventa diverso rispetto allo scorrimento del segno della matita su di un foglio, dove, per dire, con una sola linea si può, attraverso lo spessore di questa linea, stabilire poi le qualità grafiche e quindi quel quid per arrivare a quello che poi noi, va bene, diciamo opera d'arte. Allora è qui che si complica il discorso. Nel Medioevo viene di nuovo adoperato questa tecnica, però stranamente non danno molta importanza. Veramente nel Medioevo c'è un discorso un poco particolare, nel senso della se è stata arte o non arte. C'è una diatriba ancora in corso, ma questo non lo dico solamente per la tecnica della pirografia, lo dico proprio per le grandi, va bene, nella considerazione generale ed espressioni artistiche, quello c'è della pittura, della scultura e dell'architettura, se sono stati veramente artisti oppure costruttori di immagini, come spesse volte e stranamente ed erroneamente hanno sempre appioppato agli artisti. Questo invece è assolutamente non condivisibile. Meno male che poi c'è stato l'umanesimo, il rinascimento, e si è capito bene la grandezza. Ma ritornando di nuovo sul discorso della pirografia, quindi questa tecnica è stata, forse tuttora pure, non viene del tutto considerata per la sua valenza, per la sua portata. Perché, ripeto, le difficoltà per l'artista sta proprio sul discorso di questo ferro arroventato per poter incidere e lasciare un segno. E quindi questo segno qualche volta, va bene, l'ottenimento è un pochettino più accademico, più, diciamo, scolastico, meno libero, va bene, dal segno di una matita che scorre su di un foglio. E mentre quello che ho notato sempre nelle opere della Bissoli è che, va bene, il segno qua è veramente un segno che si muove, un segno che riesce, va bene, ecco, a farci capire quelle parti anche che noi non vediamo. Se voi andate a vedere la mostra sopra, anche se si tratta, va bene, di tronchi d'ulivo, che logicamente anche la scelta stessa della forma di quest'albero che si contorce per andare alla ricerca delle correnti di aria che nel tempo cambiano, e quindi questo, va bene, ruotare intorno il tronco, poi alla fine diventano delle grandi sculture. E in queste sculture, in queste forme plastiche, beh, l'occhio di un artista, quando deve scegliere, diventa determinante, perché semmai può intravedere la figura del Cristo, può intravedere la figura, per dire, di un santo, di un apostolo e così via. Cosa che invece uno non riesce a vedere, ma uno non per cattiveria, perché qua volendo siamo tutti quanti artisti, chi lo pratica sul serio e chi invece, va bene, se lo tiene dentro con altre creatività, però tutto sommato siamo quasi tutti artisti. Quindi, però, ecco, l'occhio abituato nell'analisi grafica, va bene, è chiaro che intravede delle. E lei ci fa vedere, dicevo, quelle parti che noi non vediamo. Agatarco di Samo era un pittore, va bene,
abbastanza importante del periodo classico greco, e insieme a Eufromio. E Plinio il Vecchio, parlando di Acatarco di Samone, le sue grafiche sui vasi, è il periodo in cui la linea la linea grafica è ottenuta con una linea di pennello di colore nero, e diceva che Plinio il Vecchio diceva: questo qui è così bravo di farci vedere anche quelle parti che non si vedono. E qui è la grandezza. E cosa vuol dire la grandezza in arte? Ma se andiamo ad analizzare l'arte su quelle che sono state le regole del gioco, io dico, perché poi dopo, diciamo, l'espressionismo, tutto sommato, inseriamo pure il surrealismo, ma con Kandinsky, con Klein e così via, il tutto poi, va bene, sono analisi che purtroppo, va bene, io personalmente, seppure le devo studiare, ma che non le condivido, però comunque questo sarà sicuramente, diciamo, un discorso che si può affrontare in un'altra occasione. Ma quando si parla invece di una oggettivazione, è chiaro che ci sono delle regole del gioco, e le regole del gioco servono proprio per farci capire la validità, la bontà, la grandezza dell'artista che opera. E quindi, va bene, quando si vedono le opere dell'artista Bissoli, la cosa strana, lo notavo proprio questa mattina, che non è solamente il discorso esteriore della linea, ma lì ci sono delle sfumature, cioè è riuscita, attraverso l'analisi grafica, a ottenere anche quelle sfumature che riescono ad accompagnarci a capire la terza dimensione, e quindi fare un discorso plastico-luministico importante, dove la pianta, ecco, noi la vediamo che assume le sue peculiarità. E quindi è qua, è tutto la grandezza della Bissoli, quello, cioè di poter rappresentare attraverso una tecnica che è già difficile per se stessa, ma che la supera e non ce la fa capire, cioè non ci fa capire le difficoltà. Solamente da un'analisi attenta possiamo capire queste difficoltà e capire anche la grandezza, va bene, di queste opere. E sono, diciamo, importanti, perché la cosa che ho notato ancora è che sulle superfici che lei adopera, potrebbe essere ciliegio, pioppo, potrebbe anche essere qualche cosa altro, un legname chiaro, come dicevo, lo fa, va bene, mettendo in evidenza una singola cosa, che potrebbe essere un albero, essenzialmente l'albero d'olivo, però, ecco, non crea un discorso, va bene, di confusione per altri alberi alle spalle oppure per una prospettiva, ma ce lo mette proprio davanti, come se fosse l'elemento primario, va bene, dell'esistenza, cioè mette l'albero ma lo sostituisce all'uomo, l'uomo come punto centrale dell'universo. E con questo credo, va bene, di essere stato esaustivo, e sono contento che l'ho vista molto migliorata in alcune soluzioni, altre qualche cosa l'avevo già vista, però le ultime ritengo che sono veramente importanti, e forse perché poi ho visto altri lavori di pirografi che fanno veramente schifo, insomma, quindi, e queste invece sono veramente delle opere importanti, quindi complimenti
alla nostra, va bene, artista Bussoli, grazie. Grazie. Guardate, professor Luigi De Mitri, sono felicissima di questo incontro, complimenti, però un'occasione, lo dico io adesso a nome di Silvana, poi lei può dire, perché ha sottolineato questo aspetto della coreografia, appunto, che non è tanto valutata, rivalutata, e poi l'aspetto anche di Silvana Bussoli. Perché non, perché lo dice anche uno storico dell'arte, ecco, se mi permette, cioè vuol dire, io sì sono un critico d'arte, io ho creduto sempre in lei, l'ho sempre seguita, però abbiamo bisogno anche di persone competenti, di altre competenze che ce lo affrancano e ci dicano come stanno le cose, perché Silvana riceve molte critiche negative, dicono che la sua non è arte, non è... e lei poi ha puntualizzato tutti i passaggi che mi sono pure appuntati, perché io quando farò il commento la prossima volta, se mi permette, farò la citazione. Bene. Con il nome, perché è veramente è significativo ed è importante allargare questo discorso. Allora, Voltaire diceva, ognuno di noi ha il diritto di esprimere le proprie idee e una volta espresse se ne deve fregare di tutti. Benissimo, grazie per l'incoraggiamento per Silvana. Bene, condividiamo. Assolutamente. Bene, grazie. Allora continuiamo il nostro percorso. Adesso diamo la parola a Marco Calogiuri, un giovane biologo che ho conosciuto da poco. Mi piaceva questo intreccio appunto delle diverse forme. Devo dire solo un piccolo pensiero mio su di te. Io ho chiesto delle notizie, dico dimmi un po' qualcosa, cosa dirai oppure su di te. Allora lui mi ha mandato un bel lavoro, le slide, tutto. Cioè io non avevo chiesto tanto, non è che io dovessi controllare, cioè lui da me, però lui nella sua precisione, ho avuto modo di conoscerlo in questo modo, poi ci siamo conosciuti adesso giustamente, e poi ha mandato un curriculum lunghissimo, faccio complimenti, quello che è. Però devo dire questo, io ho stampato un pezzettino che non leggerò naturalmente, però l'ho stampato perché lui ha incominciato il suo curriculum con interessi e hobby. E ti faccio complimenti. Ha parlato prima degli suoi interessi, dei suoi hobby e poi degli studi, degli stage. E quindi ti faccio veramente complimenti, perché in genere il curriculum si presenta subito, gli studi, tutto quello, poi alla fine qualche interesse. Quindi ti ringrazio per questo e ti do la parola. Grazie Pompea, grazie Pompea e grazie Silvana Bussoli che mi avete invitato a questo evento. Mi fa piacere essere qui con voi e sono anche emozionato visto le parole che vengono spese, diciamo, a mio favore. E principalmente appunto quando mi aveva chiesto di venire gli avevo mandato una presentazione così, due slide su quello che poteva essere una scelta consapevole per il consumatore e diciamo come districarsi in mezzo a quello che è il marasma di prodotti, no, che uno normalmente può andare a trovare in giro. E poi invece incontrando Silvana Bussoli, quando ho visto anche la mostra, mi è piaciuto tantissimo e comunque la centralità dell'albero d'olivo stesso, che comunque diciamo è una radice, diciamo, nostra, culturale anche, ne parlo nostra perché io comunque sono del Salento, quindi mi ritengo facente parte, diciamo, della storia anche del Salento, anche se ancora non è storia perché sono vivo, quindi diventa la storia dopo. E quindi avevo pensato di parlare anche un po' della biodiversità, invece, comunque dell'importanza anche non solo nutrizionale dell'olio, che è, senza ombra di dubbio è molto importante come nutriente proprio quando noi mangiamo, perché effettivamente è ricco di polifenoli, è ricco di omega 3, che sono tutte, diciamo, micronutrienti che effettivamente ci aiutano tantissimo contro il, piuttosto che contro l'infiammo, contro per esempio l'integrazione di quelle che sono sostanze nutrienti come l'olio stesso, di cui stiamo parlando, acidi grassi che invece sono come l'acido oleico, molto rappresentato nell'olio d'oliva, che è unico precursore dell'acido arachidonico, che è molto importante per noi stessi, diciamo, da avere per fare tanti pezzi di noi stessi, diciamo, non voglio dilungarmi con quello che è, diciamo, addentrarci troppo nella biologia. Comunque della biochimica, e quindi vorrei parlare di più su quello che invece è la biodiversità, visto che noi in queste zone, Salento, come tutta l'Italia, a dire la verità, abbiamo tantissime varietà di animali e razze di animali e varietà di piante, chiaramente, scusatemi. Gli alberi d'olivo stesso, già nelle mie campagne, così che ho
qualche albero, sono già due o tre varietà, soltanto quelle due o tre piante che abbiamo, magari il leccino piuttosto che quelle di Nartò, che sono tutte varietà di olive caratteristiche nostre, piuttosto che le celline. Poi ci sono tantissime altre olive, chiaramente, che sono anche da mensa piuttosto che da olio, quelle che noi principalmente abbiamo da queste parti sono da olio, però molte vengono usate anche per, come olive da mensa, quelle nere, no? Che si trovano anche commercialmente ormai, prima ognuno si faceva le olive di papà invece a casa, no? E oggi invece un po' si trovano anche in commercio. Rispetto a quelle verdi invece baresi piuttosto che greche, che sono invece proprio da mensa, sono cose, diciamo, un po' grosse da mangiare. È molto importante ricordarci anche che effettivamente non solo è importante l'oliva per l'olio, per quello che rappresenta essa stessa, ma anche ricordarci che un albero molto più grande, più anziano e più, diciamo, che ha sofferto di più la storia che gli è passata accanto, perché ci sono alberi che possono essere anche pluricentenari, e quegli alberi, diciamo, come ricchezza di polifenoli sicuramente hanno quell'apporto in più, e quindi bisognerebbe valorizzare e proteggere quelle che sono oggi delle cose che magari rischiamo di perdere a causa di anche non cura, ecco, nostra stessa, ecco, a parte poi Xylella o no, poi si andrà a vedere, però se noi ne abbiamo cura sicuramente potremo, diciamo, preservare al meglio quello che oggi è un nostro bagaglio culturale e anche le nostre radici, come Silvana stessa, diciamo, mi ha aiutato a comprendere meglio. E quindi vi ringrazio e vorrei per il momento andare avanti così proseguiamo con il nostro percorso, diciamo. Grazie a voi. Sottolineare anche un altro aspetto che riguarda Marco Calogiuri. Lui parla di, ha parlato di università, della cura appunto del cibo, ma lui a Vizzanello, non è che devo fare la pubblicità, però è così, perché io l'ho conosciuto tramite il mulino, cioè la sua famiglia ha il mulino, cioè questo appunto lo devi dire. Sì, noi... Dillo un attimo perché è importante, lui non è teorico, ma è anche pratico. No, diciamo che sembra... faccio il biologo dal punto di vista nutrizionistico come nutrizionista, ma anche come tecnico, diciamo, alimentare, perché sviluppiamo dei prodotti che sono nutrizionalmente particolari, molto ricchi di per esempio beta-glucani piuttosto che di luteina per quanto riguarda alcuni cereali che sono noi stessi abbiamo ricercato, diciamo, a 7 anni. Proprio per rimarcare il discorso della biodiversità, è importante sia a tavola sia come nella terra avere una ricchezza, diciamo, di varietà, perché questa ricchezza di varietà ci aiuta a fornire diverse cose che nutrizionalmente ci possono essere molto utili, quindi mangiare tutto è vario, senza esagerare, perché il veleno lo fa la dose e non la cosa, quindi è importante da ricordare. E quindi niente, noi per questo, quindi dal 1960 che produciamo farine, mio nonno aprì il mulino, e da allora mio padre, siamo la terza generazione, e speriamo di continuare ad impegnarci. Mo abbiamo chiuso la filiera, produciamo quindi dalla terra fino alla pasta fresca, e speriamo di crescere sempre, chiaramente, no? Ci impegniamo per questo. Grazie. Adesso diamo la parola alla nostra dottoressa Sondra Dall'Oco, lei è ricercatrice di filologia medievale e umanistica all'Università del Salento. Io l'ho conosciuta quando lei era assessora alla cultura al Comune di Galatone, nell'ambito della cultura. Quindi qui ti ringraziamo di aver accettato l'invito e diamo la parola. Grazie Pompea, ti ringrazio per questo invito, ringrazio Silvana, ho già visto la mostra quando fu inaugurata. E l'aspetto che più mi ha colpito di questo incontro, di questa tavola rotonda, è proprio la presenza di competenze così diverse, no? Noi ci occupiamo tutti, ognuno di noi, di studi, insomma, abbastanza distanti. E mi piace invece che Pompea ci provochi continuamente in questo modo, a dimostrazione che viviamo in un momento in cui la specializzazione è sì importante,
ma l'incontro, che è nostra parola chiave, ti ricordi, è invece fondamentale per poter costruire, per poter progettare, facendo tesoro delle specialità, delle particolarità e della storia, insomma, che ci rappresenta. E quindi io, sì, grazie della presentazione, perché in realtà la mia presenza oggi qui è legata proprio a quello che io ho fatto fino a ieri. Mi sono a lungo occupata quasi esclusivamente di studi specialistici miei, la filologia umanistica in particolare, poi l'esperienza di assessore tecnico, non propriamente politico in senso partitico ovviamente, e che è durata appena un anno e mezzo, mi ha dato quella possibilità veramente di sperimentarmi in modo nuovo e di capire quanto le professionalità di ciascuno di noi siano importanti nel momento in cui sono messe a disposizione degli altri. Quindi io ho ricevuto tantissimo dell'esperienza che ho avuto e grazie a quell'esperienza ho incontrato Pompea. Ripeto, l'incontro di più professionalità, di più specialità è fondamentale, perché Silvana, veniamo insomma al motivo per cui siamo qui oggi, con le sue opere racconta, fa un racconto, ecco, quindi questa è la mia parte insomma che viene fuori di studiosa in realtà, perché poi la filologia è proprio l'amore della parola, no? E lei con la sua forma espressiva racconta, ci fa un racconto, ed è singolare che il racconto della nostra terra sia fatto da una donna, da un artista che non è salentina. Non è la prima volta che accade, e forse proprio viene da lontano questa modalità. E sono tanti gli artisti che sono arrivati qui da noi prima della moda turistica, no? che porta tutti qui a visitare il Salento per il sole, il mare e il vento, ma sono venuti qui alla ricerca invece dei colori della nostra terra, delle luci, della terra stessa e di tutto ciò che anche di atavico, no? Ancora, grazie a Dio, sopravvive. L'ulivo rappresenta la nostra civiltà. La civiltà del Salento e se ne parla insomma fin dalla notte dei tempi. Abbiamo ascoltato con grande interesse l'intervento del professore De Mitri, è chiaro che io non posso addentrarmi più di tanto in quello che rappresenta la mostra. Quello che ho visto però è veramente un racconto di anche di tanta sofferenza. Ho visto l'antropomorfizzazione dell'ulivo, e questo lo facevano comunque anche gli umanisti, perché quando andavano alla scoperta dei codici che più o meno intuivano dove potevano essere, ci hanno lasciato delle pagine di letteratura esemplari. Ricordo perfettamente la scoperta di Quintiliano, che per tutto il Medioevo era sopravvissuto in modo smembrato, ad istituzione oratoria ovviamente, e quando viene scoperto da Bracciolini, racconta, sì, certo, però il racconto di quella scoperta è proprio il racconto di un uomo, la scoperta di un uomo vecchio che viveva prigioniero di carcere, nelle carceri, segrete, nascosto, quindi, e che finalmente torna alla vita, dalle tenebre alla luce, quindi la famosa metafora del Medioevo, coniata proprio, inventata dagli umanisti. Ma detto ciò, andando un po' più avanti, proprio grazie alla mia esperienza poi di assessore, ho lavorato anche sul cinquecentenario della morte di Antonio Galateo, che è stato il 2017. Antonio De Ferraris Galateo, nativo di Galatone, quindi era per noi galatonesi una tappa importante. E anche come studiosi, non solo come galatonesi, perché poi abbiamo fatto degli incontri importanti, anche organizzato un convegno internazionale della durata di quasi 4 giorni, itinerante, proprio a rappresentare anche gli spostamenti di Antonio Galateo. Ma detto ciò,
perché mi soffermo su questo? Perché Galateo, già 500 anni fa, con il suo De situ iabige, raccontava la nostra terra, ma la raccontava non solo da un punto di vista geografico, orografico, che pure era fondamentale, ma tenendo a mente anche il modello stramboniano, quindi il racconto della civiltà. E lo faceva per quasi staccare una parte dell'Italia, quella che aveva origini greche, è chiaro che era l'epoca bizantina che ancora sopravviveva, e per staccarla e salvarla da tutto quello che accadeva nel resto dell'Italia. Siamo subito dopo l'invasione di Angioina, no? La discesa di Carlo VIII, la presa dell'Italia col gesso 1494, il De situ iabige viene scritto all'inizio del 510 circa e Galateo muore nel 1517. Comunque è una realtà che vede di nuovo l'Italia divisa, frammentata, finita la pace. Finita, sì, e ci sarà poi... Due anni prima di Leonardo. Lavoreremo anche su di lui, magari per scoprire qualcosa in rapporto anche a Galateo. Già si fa a Galatone, ci sono dei tentativi, ma questo è un altro discorso. Insomma, il racconto di un'identità culturale, quindi un incontro tra storia e geografia. E diceva Galateo, non puoi raccontare di un popolo, di una civiltà, di un territorio se non lo conosci perfettamente. E quindi con il suo De situ iabige ci regala poi quella parte, quel racconto dell'Italia che ancora mancava, perché prima di lui Biondo Flavio aveva parlato dell'Italia e l'aveva, l'Italia illustrata, insomma, l'aveva resa rappresentata, insomma, senza spingersi però fino al sud, fino da noi. Quindi era la parte mancante. Lasciamo perdere tutte le motivazioni per cui Galateo scrive quest'opera, lasciamo perdere il momento particolare della sua vita in cui ha questi interessi, non è questa ovviamente la sede per parlare di ciò, però è bello invece ricordare che già 500 anni fa, 5 secoli fa, c'è stato qualcuno che ha raccontato della nostra iabigia e quindi anche degli ulivi, anche della terra, anche di tutto ciò che la terra produceva, e segnando, ritengo, quella che è la strada che oggi noi dobbiamo percorrere. Se vogliamo, grazie a Silvana che ci racconta la nostra terra, noi possiamo ritrovare quella nostra identità culturale in un momento in cui la globalizzazione, che ha tanti meriti ma anche tanti demeriti, e sembra, no, un po' sopraffarci. Quindi Otranto, per esempio, è un luogo simbolo, no, di incrocio di culture, la porta d'Oriente, quindi è l'incontro di tante civiltà che noi vogliamo scoprire, valorizzare, insomma sono tante ormai le manifestazioni e gli eventi che si orientano, no, in questa direzione, l'incontro di civiltà. Ma non dimentichiamo la nostra, mi raccomando, perché l'unico modo per poter stare insieme agli altri e riconoscere anche noi stessi. E io ringrazio Silvana proprio di questo, di averci, insomma, portati nuovamente a riflettere su quelle che sono le nostre radici, su quello che noi siamo, da dove veniamo, e su questo dobbiamo puntare nella collaborazione del critico d'arte, del biologo, dell'esperto naturalista. La cultura è questa, non è edificazione personale, non è solo crescita personale, quella è importante, perché senza quella crescita, quella specializzazione non si può poi rendere disponibile per tutti, però sempre in collaborazione, quindi dobbiamo smetterla. Ecco, io pensavo che i miei studi classici fossero per me un limite, quando all'università si è cominciato a parlare di terza missione, di rapporto col territorio, e adesso io che faccio, prima della mia esperienza nella comunità, no? E adesso io come faccio a far capire che agli altri, che i miei studi sono alla pari di quelli scientifici, di quelli di medicina, di quelli di economia, di quelli di giuridici. Ecco, l'esperienza di assessore mi ha fatto capire, perché
si legge tanto, però poi è l'esperienza, è il fare, è la pratica che ti fa crescere e che ti fa capire, no? Quindi quell'esperienza poi mi ha veramente rivoluzionato tutto il pensiero. E quindi cultura è veramente anche quel, anzi forse ancora di più, perché le nostre radici sono lì, nella cultura classica, latina, greca, bizantina, araba, dite quello che volete, perché tanti sono gli studi, tante sono le civiltà che qui si sono incontrate nel passato, ma se non conosciamo quello, noi non possiamo andare avanti e lavorare poi insieme. Grazie Silvana. Grazie. Sondra, sono d'accordo con questo. Poi il nostro sì, complimenti. No, complimenti alla professoressa. Eh sì, infatti. Non potevo parlare esclusivamente di Ulivo e quindi non sapevo proprio come inserirmi in questo discorso. Tu hai toccato anche un altro tema, e volevo appunto riferirmi anche al storico dell'arte. Che c'è stato un momento, perché qui ancora diciamo noi siamo un po' più lenti, anche se abbiamo tante dentro, ma questa apertura è l'arte totale, la musica totale, si parla di questo, di questa totalità, che tutti... Perché ha sottolineato la nostra provenienza, le nostre radici, audio. Va bene, e quindi, vabbè, tanti ci penserà più o meno, anche gli altri, ci ascoltano. E quindi no, sì, infatti, questo, sì, non ti meravigliare di questo, cioè, è bene, sì, che noi conosciamo le nostre radici, e poi ci uniamo tutti. E poi quando Silvana è uscita, Sondra si è complimentata per questa unione che abbiamo fatto. Sì, avuto. Un'altra cosa che mi è piaciuto quando ha parlato della globalizzazione, vabbè, l'eco politico si è sentito sempre, diciamo, nella sua performance, di sicuro non ci sono problemi su questo, è stato evidente a tutti, ritengo. E questo vuol dire pure una grandezza, diciamo, no, a ventaglio di una visione, perché la politica serve essenzialmente per spaziare e non invece per cose. Quindi quando lei parla della globalizzazione, diceva, bisogna stare attenti. Noi sì, possiamo pure, però non possiamo perdere le nostre radici. Cioè, prima dobbiamo capire noi stessi, per poi dopo, va bene, capire anche gli altri e cercare di armonizzare un pochettino la nostra convivenza. Poi il risultato sì, è questo. Quindi vuol dire che noi, va bene, noi, ma non solamente sulla nostra collocazione. Io parlo proprio dell'Italia, va bene, di tutta la nazione. L'uomo si deve recuperare quei grandi valori, deve recuperare la sua storia, e la deve, però nello stesso tempo deve partecipare alla globalizzazione, ma senza, scusate, ma devo per forza dire qualche cosa, scusami. Le nostre periferie, ecco, pensiamo per esempio a quello che è stato il casino del razionalismo, dal raggismo, va bene, al razionalismo, va bene, sovietico, oppure a quello metodologico di Gropius e così via. Le nostre periferie sono uguali alla periferia di Londra, alla periferia diciamo, di Tokyo, di cose e così via, anche se lì le pagode, però facevo un esempio, seppure cose. E quindi cosa voglio dire? Voglio dire che qua, proprio in virtù di questo tipo, va bene, di interpretazione architettonica, stiamo perdendo quei valori estetici che ci identificavano. Perché se io sto veramente adesso, se sto nella periferia di Lecce, poi vado a Roma, periferia di Roma, periferia di Milano, di Torino, di Como, è uguale, cioè non cambia niente. Invece ogni città dovrebbe conservare, quindi vuol dire ogni comunità dovrebbe conservare le proprie radici culturali che si esprimono attraverso l'estetica e quindi diventa, va bene, un patrimonio universale, perché se no, niente, veramente ci stiamo mangiando da soli, insomma, stiamo perdendo le nostre l'interculturalità cose. E l'uso, no, di tutte le disponibilità, esatto, e le informazioni che ci sono, però bisogna trovare un equilibrio. E quindi sì, per me l'ho trovata eccezionale. Sì, la si colgo l'occasione per dire che anche alcuni anni fa io ho organizzato una mostra
periferie urbane, tutte le periferie si somigliano. Con una riflessione dal Brasile all'Europa, con una riflessione che era proprio questa. Ma le chiese che sembrano dei teatri, sì, fanno veramente schifo, insomma, tu entri dentro con le mani in tasca, mentre invece in una chiesa antica, che può essere il Medioevo oppure ancora il periodo gotico, poi logicamente romanesco, il Rinascimento, del Brunelleschi, il Pignola, tutti i grandi che si sono poi succeduti, ma adesso veramente si entra così come se un ambiente, anzi ancora peggio, non si sente proprio la religiosità, ma non è il modernismo, perché se il modernismo è trattato con alle spalle una preparazione valida, si possono ottenere ugualmente, va bene, nell'interno quella che si può ottenere nell'interno quella grande spiritualità, e tu non entri con le mani in tasca, perché a livello proprio psicologico, appena varchi il portale d'ingresso, ti senti psicologicamente che stai in un altro ambiente. Invece adesso no, cose. Poi non parliamo, vabbè, è meglio. Se entrassimo con rispetto dentro una chiesa o un teatro, forse entreremo con rispetto anche dentro un oliveto. Dentro un bosco, entreremo con lo stesso rispetto, quindi quelle cartacce, loro sì, no, si lasciano, ci accolgono, e siamo noi che proprio insieme lo lasciamo. Le cattedrali gotiche, si diceva proprio che erano, va bene, come per dire, delle strutture di grandi alberi e quindi di boschi. Sì. Vero e proprio, questa esaltazione verso la divinità, questo slancio in alto dall'orizzontalismo romanico. Ma come sono intrecciate, no, le cose? Sì, proprio nostra... Allora, sentiamo. Beh, allora, adesso portaci dentro. Ecco, io volevo chiudere con Filippo Messina perché lui è una guida naturalistica, quindi pensiamo che ci possa portare nel nostro paesaggio. E poi devo rispondere alla nostra sonda del logo, che i relatori, il professor Dimitri, conosceva anche Silvana, no, perché ha elogiato la scelta del relatore, tu non c'era. Poi con Marco l'ho conosciuto dopo, con te ci conoscevamo per conto nostro. Filippo era una, diciamo, una conoscenza in comune, ma che mi ha presentato lei. Quindi Filippo è qui per Silvana Bissoli, quindi ha completato il percorso Silvana Bissoli, dobbiamo dare merito. Perché l'ho pensato a lui e ho detto guida naturalistica, questo già mi piaceva. Lo sapevo che lo facesse, ma pensavo che lo facesse per conto suo. Invece poi ci spiegherà anche che comunque ha lasciato le metropoli per venire qui. Esatto. Sì, il mio percorso qui, sono uno di quelli che vengono da lontano e ci restano, no? Ma venni in vacanza da Londra qui 9 anni, 10 anni fa circa, me ne innamorai. Mi innamorai della luce. Della luce, era primavera, e la luce che c'è qui nel Salento è primavera e in autunno anche, sono diverse però. È una cosa che venendo da Londra, da quel prigione, mi ha ammaliato proprio. Mi trasferì qui e agli inizi era... com'è nata questa passione? Com'è che ho conosciuto Silvana? Perché Silvana diciamo che l'ho conosciuta in mezzo all'Uliveto, ecco, ovvio. Io vivo a Specchia e chiedendogli, parlando con le persone, mi è stato detto un giorno che nel Salento, e Specchia più specificamente, mancava la cultura. Mi mise in testa di portare la cultura ai salentini. Però dopo un po' di tempo ne abbiamo organizzato insieme con il professore, ma anche con Silvana, di mostre, di eventi dalle mie parti, avevo capito che le mostre di arte, le esibizioni, gli eventi, non lasciano un segno duraturo, cioè è una cosa che diventa fine a se stessa perché viene subito dopo dimenticata, non c'è, come si dice in inglese, un follow up, un seguito, rimane lì, viene dimenticata. Quello che io capisco di qua è che c'è stato ad un certo punto un distaccamento dalle origini artistiche o comunque dalla storia che fu, che ci ha resi, che ha portato
che ci ha portato ad essere quelli che siamo qui. Scusa. Io guardo Silvana. Questo distaccamento, allora, che ha creato come un vuoto nella società nostra, perché non siamo più a corrente, ed è perché siamo qui, perché c'è questo castello, perché ci sono i pilastri sotto gli ulivi per reggerli. Chi è stato l'artista che ha creato questo pilastro per sorreggere un ulivo di cui non ne ha bisogno, ma ci stanno? Se si va in Agro di Giugiano si vedono tantissimi di questi ulivi millenari con questi pilastri molto arzigogolati e complessi, quindi tanto lavoro dietro. E chi era che ha fatto questa cosa? Chi è che ha creato le paiare che sono così bistrattate e dimenticate? Artisti, gente. La nostra civiltà si va perdendo. Allora, sì, manca la cultura, portiamola la cultura, ma come facciamo? Portiamo la storia, portiamo le radici, portiamo la gente a vedere la nostra origine. Portiamola in mezzo a queste cittadelle di paiare, in mezzo a questi boschi di ulivi millenari, portiamoli dove c'erano le tagliate, dove ci sono le cave, dove c'era Vereto, che non c'è più. Facciamo innamorare la gente del luogo del loro luogo, e solo così si può avvicinare la gente al bello e alla loro storia. Questa è la missione. La chiama Guida. Che me lo porta nella strada giusta, mi diceva. Quando lui indugia che non sa dove andare, la sua cagnolina gli dice dove andare. Mi fa perdere. E però devi dire anche un'altra cosa. Se tu organizzi anche dei picnic con il cibo giusto, dici qualcosa di un'esperienza. Le erbe che una volta ho partecipato e mi vale la pena. Assolutamente. Dici qualcosa di più personale. Viaggi, passeggiate, di trekking, di yoga, ma anche riconoscimento delle erbe spontanee eduli. L'abbiamo fatto una proprio a Vereto un paio di mesi fa, dove oltre allo yoga e al trekking abbiamo unito anche la raccolta. C'erano tanti bambini con noi, e questo è lasciare il segno nei bambini, che per me è una cosa meravigliosa. Ed è bellissimo questo, quando ti seguono lo fanno con quella voglia di dire oh che bello, voglio conoscere. E quindi pianti un seme, no, in fondo, e quelle sono le persone che vanno modellate, che vanno aiutate, i bambini. Il nostro futuro, esatto. Quindi cercheremo di organizzare tutto quello che capita. Sì, perché poi c'è anche il momento conviviale che va benissimo, il contatto con la natura è il massimo, diciamo, che anche questo abbiamo perso. Sì. Bene, io vi ringrazio, grazie di questa magnifica mattinata e spero ripossiamo rivedere. Semplicemente una cosa, se me la fai dire, anche perché mi piace... Sì, adesso noi ringraziamo Davide Tommasi, se vuole venire qui per un saluto. Aspetta, voglio allargo la telecamera perché... Non ti vuoi registrare? Devo registrare. Sì. No. Bene, accomodati. Prendi il microfono, sei esperto di microfoni. Esperto. Bene. Io innanzitutto vorrei ringraziare un po' tutto l'organizzatore che ha curato la mostra. Io faccio sempre da un presupposto. Allora, l'ulivo in questi ultimi anni è stato danneggiato. E ho fatto un altro video, si può vedere, a me quello che mi caratterizza dell'ulivo è la forma geometrica, e si può vedere anche dalle immagini che ho girato col drone. Si vede questa forma, cioè sembra l'orizzonte che sono vicinissimi, sostanzialmente non sono vicini perché l'effetto ottico è quello che lo caratterizza, cioè è la stessa distanza. Preciso e dico, sì, mi va bene tutto quello che si sta facendo per valorizzare l'ulivo, soprattutto per non abbatterlo, perché andare a abbattere un ulivo secondo me è come una persona andare a tagliargli una vera e propria gamba, un altro in genere. Mi complimento innanzitutto con Galatone, perché Galatone a me personalmente, sia con la vecchia amministrazione che con la nuova, è motivo di esempio. Motivo di esempio perché si è partiti da vari progetti con l'amministrazione Lisi e si è arrivato con l'amministrazione Filoni ad avere l'esempio della cura Scortichini. C'è un campo dove si sta vedendo sostanzialmente che c'è un modo per curare la xylella, c'è un vero modo, non ha senso,
Io metto da parte in questo momento il discorso comunicazione, perché comunicazione secondo me o si fa come si deve fare o è meglio non farlo, perché c'è un eccesso di comunicazione, però attualmente secondo me è mettere in campo la scienza, perché ci sono degli studiosi, perché si hanno a che fare con dei, diciamo, lui, il Marco sa effettivamente che, di che cosa sto parlando. Si sta avendo un eccesso esagerato di questa troppa comunicazione, perché si sta, diciamo, un attimino confondendo la scienza con la comunicazione. Tra l'altro, Galato, nei propri mesi scorsi, con il CSV Salento, Luigi Russo, abbiamo realizzato un incontro sulla comunicazione. Non si può miscelare comunicazione con scienza, è una cosa che va fuori dal normale. Quindi io veramente, Galadone, ma tutto quell'agro si sta veramente mobilitando. Tra l'altro abbiamo l'esempio certo, proprio ieri, con la rinnovazione dell'anno accademico di un'ASA, Accademia della Tutela della Sicurezza Ambientale, per quello anche la diretta streaming, tra l'altro siamo in diretta anche, quindi mi stanno ascoltando, mi fa piacere che qualche amministratore mi sta ascoltando. E siamo già arrivati in provincia di Bari. E sostanzialmente la sputacchina è un insetto fastidioso. Cioè io probabilmente non lo conoscevo, ma facendo parlo di mio comunicazione, quindi far capire all'altra gente che cos'è la xiella, perché io non sono per le proteste, io non mi piace protestare, a me piace fare le cose mirate e soprattutto far capire alla gente, anche con dei semplici convegni, quello che si sta facendo. Quello di Silvana abbiamo la prova certa che è la bibliografia, basta andare a vedere il mappamondo, il mio mondo, ti può dire tutto. Ma anche andare a vedere, non sono io, su YouTube, c'è lì davanti un albero, sul gelsami, quindi c'è una serie di fattori, quindi chi è affezionato alla campagna si vede effettivamente deturpato. E voglio, poi taccio, col diretti assieme a tutte le altre entità. Sì, è vero, bisogna tutelare l'agricoltore, però bisogna anche aiutare l'agricoltore. Non basta tutelarlo, ma più che aiutare, sentirsi aiutato significa unire. È quello che l'amministrazione di Calabria sta cercando di fare, di sistemare, di vedere come fare per unire. Tu parlo Calabria perché ci sei appena uscita. Quindi, cioè, cercare di unire tutte queste associazioni, è vero, un sindaco con Lietti, ma come vedete ci sono tante altre associazioni di categoria, non mi piace citare perché io vedo con Lietti, ma ci sono tante altre. Cercare di creare proprio un filo conduttore nella lotta, lotta con la scienza, perché bisogna mettere anche la scienza in questo settore, perché senza scienza ci sono dei dottori che hanno studiato per sconfiggere, è un battito a tutti gli effetti. Niente, io veramente sono contento perché anche me stesso dico, sto facendo qualcosa di reale, cioè sto facendo capire alla gente che cosa è la xylella. Lei è un esempio, prendo lei, ma come lei ci sono tanti in rete. Il 20 avremo Mino De Santis, vi invito ad andare prima di vedere il concerto, io mi auguro che ci sono. Il 26, scusate, c'è Pasquale, vabbè, altro che Estrello, quindi ciao, sappiamo lui che poi P40 è Donna Lucia. Però il 26, cioè io vi invito ad andare a vedere un attimino lui che cosa ha creato sull'albero, perché ha fatto un percorso, un ciclo di incontri proprio su quella. Niente, io sono contento, ringrazio Pompea perché lei è una miniera. Non lo dire, cioè, non lo dico perché lo devono sapere. Lei lotta con il tempo come lotto io. Stasera la vedremo anche, dove sta stasera Dito stasera, che è una tappa. Il Festival del Maggio Musicale Salentino al Paesiello. Venite. E l'ingresso è gratuito. E la cosa importante, probabilmente taccio, è l'amministrazione. L'amministrazione in questo, non voglio fare manco un discorso politico. Educazione ambientale nelle scuole e nelle famiglie. Vedremo se diventerà. Non basta studiare le scienze come io, si deve fare come l'educazione civica ormai è scomparsa, perché con l'avvento dei PON sappiamo benissimo di che cosa stiamo parlando. Progetti,
mirati all'educazione ambientale nelle scuole, perché se non si parte dal basso, si parte dal basso. Io ho mio figlio di 4 anni, mi sento dire: papà, quella macchina sta buttando. Io ho detto, io dico dappertutto questa cosa, perché la scuola di Galileo è stata, diciamo, capofine in questo progetto e ne sono fiero. E, papà, quella macchina inquina, quella macchina sta buttando molto fumo nero. Perché papà? Che cosa? No, tu lo sai papà che quella inquina? Inquina tanto? Dove te l'hanno insegnato papà? A scuola stiamo studiando queste cose. A 4 anni. Cioè, anche il semplice parlare di non buttare la cartaccia, preferisco avere la mia macchina piena di spazzatura, piena di cartaccia, perché la spazzatura non è una cosa, un termine piuttosto, però avere la macchina piena di cartacce che prendere proprio di proposito e buttare la cartaccia, come parliamo quartieri puliti a Lecce, come tanti altri, non ha senso fare quartieri puliti se poi non c'è il controllo quotidiano della zona in cui si fa quartieri puliti. Dopo di questo ringrazio, grazie. E me ne taccio. Grazie. Un piccolo mio intervento giusto per chiudere, non spetta a me, però dopo tutte queste belle precisazioni e riflessioni di Davide, mi preme intervenire. Intanto mi guardavi come se fossi ancora un amministratore. Sei opposizione comunque, quindi comunque sei... No, ascolta, io ho fatto la mia esperienza, forse prima non l'hai sentito. Sì, questo sì. Lo puoi anche tagliare. No, è la verità, dato lo civico che sta sentendo. Da tecnico, no? Da esterno, quindi per un anno e mezzo. Sono stata chiamata, non mi sono sottoposta al voto, né prima né dopo, quindi io non sono... Ho fatto parte dell'amministrazione e come assessore alla cultura non poteva, cioè era la veste migliore per me, non potevo fare altro. Ti ringrazio per aver parlato così bene di Galatone, quindi dell'amministrazione precedente, dell'amministrazione Nisi e quella adesso attuale di Filoni, che continua a lavorare su un percorso che è partito già anni fa, e ci auguriamo che sia preso ad esempio anche, no? Intorno a noi. Dagli altri comuni. Sì, dagli altri comuni. E poi a proposito di tutte le altre riflessioni sull'educazione all'ambiente, è chiaro che sfondi un portone aperto, tutti quanti siamo d'accordo sui principi, si parlano sempre di teoria e prassi. E quello che ci duole è constatare come tante belle iniziative presenti, bravo, ma anche passate, perché io ho una figlia grande, ricordo bene anche quando frequentava la scuola elementare che bei progetti tanti anni fa sull'educazione ambientale avevano fatto a Galatone. Il punto è che rimangono isole felici. Quello che manca a noi, ma proprio forse come popolo, siamo troppo individualisti. Ci manca brava. L'idea di lavorare con obiettivi comuni che facciano bene, no, alla società. Tra l'altro non puoi nemmeno richiamare uno che sta buttando la cartaccia perché sei soggetto ad aggressioni, sei soggetto a prese di parole. Non ci sono le tutele, poi non ci sono le tutele. E abbiamo un esempio emblematico dell'altro giorno a Lecce. Ci manca una regia, perché poi forse solo in questo caso la piramide ha un senso, non lo so, non voglio naturalmente la cultura straforare, però se si riesce poi a far arrivare, no, a tutti i dirigenti, per esempio, che siano i dirigenti di tutte le scuole insieme, a proporre obiettivi, lo fanno già, lavorano tantissimo nella scuola tutti quanti, ecco, forse bisogna essere un po' più coordinati. E comunque, ripeto, la nostra natura è anche il nostro limite, i pregi e i difetti dipendono anche da questo. Andare anche fuori, no? A tavolino siamo tutti molto bravi, ecco perché mi piace l'esperienza che fa Filippo. Perché Filippo si fa carico di portare, Filippo come tanti altri, lui è un rappresentante, adesso sta crescendo anche, no? Questa realtà molto bella, che è quella, io quando venivo qui dicevo, ma perché solo il mare? Ma perché? E la vostra terra ha dei tesori inestimabili, calcolate che io la conosco da quando ho 23 anni, quindi mi posso arrogare il diritto di dire, la trasformazione l'ho vista tutta, quindi...
secondo me appunto non si valorizzava, no? E anche il turismo era limitato solo a quei due mesi estivi e poi tutto moriva. E io che andavo su a casa mia e dicevo andate, andate in Salento, non fermatevi sul Gargano che non è lì, è un'altra cosa, dovete andare oltre, spingetevi un po' oltre, fate qualche chilometro in più, ne varrà la pena. Ed era vero, e venivano tutti ringraziandomi a trovarmi, dicendo che avevano scoperto qualcosa di meraviglioso, qualcosa che è tanto diverso da noi. Allora dico, allora perché noi lo vediamo e loro che lo calpestano non se ne rendono conto? Ecco, quello che sta cercando di fare Filippo, quello che a mio modo, nei miei lavori cerco di fare anch'io, è far innamorare di una ricchezza che c'è, ma non è qui sulle coste. Bisogna entrare un po' dentro, a piedi, in bicicletta, fermarsi, che tanto il Salentino lo sa fare bene, fermarsi, sì, prendere i suoi tempi, ma per guardare quello che è intorno, recuperarlo, e solo così dopo lo si trasmette bene, con il cuore, perché quando vengono dentro le mie mostre e le persone si fermano a parlare con me, escono, come è capitato ieri, che sono andati a fare il giro poi del castello, ma prima di andare via sono ritornati da me, ha detto io la devo abbracciare. Lo sapete cosa vuol dire per me? Io la devo abbracciare, non posso andare via di qui perché io sono andata a fare il giro del castello, ma intanto continuavo a pensare alle cose che mi ha detto. Ecco, questo è, far fermare la gente. Io ho un mio lavoro che è intitolato Siedi, ascolta. Siediti e ascolta, perché questa terra ha tanto da raccontare. Grazie. E Filippo lo fa. Diceva il professore prima che riesce a fare vedere alle persone le cose che non si vedono. Ecco, scendete dalla macchina, fate due passi a piedi, infilatevi dentro un campo e vedrete delle cose che non avrete mai visto prima. Però posso dire. E poi vi portate un sacchetto e raccogliete quello che ancora le persone non hanno finito lì. Già non si sono fermati abbastanza, no? Per vedere. Io posso dire una cosa, certo. Tu sei venuta 20 anni fa qua, sei proprio una pioniera di quelle. Sono 40. Ma io sono rimasta sconvolta un giorno a sentire che una persona di Lequile doveva andare a fare, questo è successo 3-4 anni fa, un insegnante, professoressa, quindi non sto parlando di lei, che doveva andare a fare, doveva dare il contributo delle lezioni, quindi l'avevano invitata a fare lo scrutinio, non sapeva andare a Maglie, no scusate, da Lequile, chiedeva a me come si faceva ad andare a Maglie. Io sono andata via che avevo 4 anni, mi ha portato a Milano, sono tornata, tornavo sempre in estate, facevo i miei giri, ho visto le mura messapiche di Manduri, ho visto, so tutto, o sono andata a Patù a vedere la cosa, ho visto le vore, ho visto... Questa non sapeva come andare a Maglie, da Lequile, gli ho detto, io so andare. Ma sai cosa c'è? Non te lo dico! Scusate, e questo che ancora oggi, perché ti sto parlando di 4 anni, e non è un caso isolato, è attenzione! Sì, però noi siamo fiduciosi. Comunque, esatto, quello che... No. Sai che io sono... No, però... Sai che io chiamo le cose col proprio nome anche quando danno fastidio. No, no, però fastidio. Non è possibile. Diamo. Lei dice, camminiamo negli uliveti, ma questi non sanno neanche spostarsi da un paese all'altro, scusate. Ma perché manca la cultura, mamma Maria? Allora, manca la cultura. Comunque noi non disperiamo. Scusa, lo dico in dialetto salentino, non ne coggia. Bravo. Non ne coggia. Il loro orticello. Ma noi non disperiamo. Perché se noi facciamo... Sì, no. Io sono quella che fa sempre le cose. Va bene. Però noi parliamo vuol dire che no, ci stiamo impegnando tutti che le cose cambino, quello è senza presunzione, no.
quello che io ho detto è che sì, non volevo mettere l'accento, che non è una cosa di 20 anni fa, una cosa no, di 30, sì. Cioè allora sta fra poco andiamo nei 3.000, voglio dire. Sì, 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 perché poi come noi ce ne sono tante altre persone che fanno pure questo, io pure quello volevo concludere. Cioè, e vi ringrazio di essere qui perché, come diceva appunto prima Sondra, ognuno siamo un po' isolati, non c'è il coordinamento, è vero, però è già da tanti anni che ce lo diciamo, quindi io sono fiduciosa che a furia di insistere, noi siamo qui oggi, ieri ci sono stati altri che l'hanno detto, domani lo diranno, cioè io ho fiducia sempre alla fine. Noi siamo delle gocce, no? Sì, come diciamo, anzi, io ora, allora, mi ha dato l'esempio, allora non so se posso dire una cosa, mi ha detto, chi ha detto gocce? Io? Tu, ecco, allora io... Prima raccontavo una storiella sulla goccia, che non racconto più, perché poi non è che posso ripetere le stesse cose, però penso che voi non lo sappiate questa storia, che ho raccontato io, può darsi che la conoscete. C'era un episodio, c'è un incendio in una foresta, quindi la foresta va al fuoco e quindi tutti gli animali, gli uccelli, tutti scappano, corrono via. E un passerotto, un uccello, prende una goccia d'acqua e si prende nel becco e si mette a volare, si va verso la foresta per buttare questa goccia d'acqua. E tutti quelli che lo vedono, tutti gli animali, lo prendono in giro, dice, ma dove stai andando con questa goccia? E lui ha detto, io faccio la mia parte. Ecco. Poi ognuno, se ognuno fa la propria parte, vedi che una goccia diventerà... È proprio quello che dico anch'io, quando mi dicono, ma tu cosa credi di fare con le tue mostre, con le tue cose, con la tua... Credi di cambiare il mondo? Ho detto, ma non ho proprio questa presunzione di cambiare il mondo, ma di fare la mia parte sì. Sì, perché da qualche parte bisogna... Grazie a tutti, grazie. L'artista è testimone del proprio tempo, è spesse volte scomodo. Sì, beh, quasi sempre. Grazie. Perché uomo mi abbandona? Io ho paura, sono spaventato, non comprendo il tuo gesto, tu hai detto sei il simbolo di pace, è vero, sono creatura forte, coraggiosa, leale e capace di affrontare e superare mille difficoltà che come te incontro in questa vita terrena. Ma sono perso se non ho il tuo amore, se non ho il tuo rispetto, il tuo aiuto. Aiutami compagno di viaggio, io sono solo un olivo. Aiutami compagno di viaggio, io sono solo un olivo. Aiutami compagno di viaggio, io sono solo un olivo. Io sono solo un olivo. Se tu non mi ami, uomo, non sono nulla. Io sono creatura al pari tuo. Tu mi hai esaltato per millenni ed ora ti mostro la mia fragilità. Sono debole e ammalato. Ho bisogno di tempo e di tutto il tuo amore. Aiutami
compagno di viaggio, io sono solo un libro. Aiutami.